volgare corona. E che? E che nessuno al mondo ha avuto la possibilità di sequenziarlo. Però c'è Matteo Bassetti, quello che ha demolito nei fatti il reato di conflitto di interesse, che già sa che ci sarà una variante e che chiede il confinamento, l'isolamento, il linciaggio, il lockdown per i non vaccinati. Bassetti, vai a fare in culo! Mentecatto, buffone, buffone, buffone. E in quel posto dove ti ho appena mandato, portati questa specie di generale. Perché la sanità in un paese appena rispettabile va affidata ai medici, non ai zanzarologi, non ai ginecologi, soprattutto non a mestieranti che ormai sono diventate delle star, ma che nelle classifiche mondiali della ricerca e delle pubblicazioni non sono neanche nel cesso. Chiaro? Ora, chi fosse Bassetti prima di gennaio del 2020, io non lo so, credo che non lo sappiate neanche voi. Sappiamo che è un uomo che vive il dramma di una sindrome che non è solo quella del cognome, che probabilmente è quella comune a Pregliasco, scusatemi la volgarità, quello che dice che l'atto sessuale bisogna risolverlo in 14 minuti e fa un outing pazzesco. Questi non stanno bene, come non sta bene il generale Figliolo, perché prima di tutto è un asino, riferiteglielo, è un asino, ridono, è un asino che come un tacchino pugliese, al quale finalmente è venuta la vocazione politica, ha smesso di farci un favore facendo il premier da comica, perché questo generale, come questo tacchino pugliese, si è preso molto sul serio e rivela tutta la sua imbecillità. Andremo a stanare gli italiani che non si vaccinano. Allora, a parte che lo aspettiamo. Grazie, no. A questo signore bisogna, credo che sia caduto forse in un lapsus freudiano, ma non è così intelligente, neanche così colto da conoscere Freud. Diciamo che è un lapsus freudiano, perché stanare è un verbo riferito ai topi. Dunque, costui ci considera dei topi. Potrebbe averne ben donde, perché magari la sua casa è abitata da tope e allora deve cominciare, magari ho detto, non lo so, è dubitativo, ma se uno ha questo complesso, avvocato, non c'è reato, non l'ho detto, può essere. E allora stani le tope di casa sua, non noi, e impari un po' di lingua italiana. Un pensiero voglio dedicarlo ad un altro fulminato sulla via vaccinista di Damasco, il dottor Guido Bertolaso, che ha fatto di tutto nella sua vita tranne che darci forse quell'essenziale contributo clinico. In Italia tutto è possibile. Calenda si è improvvisato virologo, no? Un altro analfabeta che dice della variante, che dice che ci dovrà fare un altro lockdown. Calenda. Zingaretti, vabbè, insomma, il livello è quello di quinta elementare o poco più. Speranza, poco più di un ragioniere, fa il ministro della sanità. Bertolaso ha dichiarato che non è ancora, no, non è il momento, non è ancora il momento di mandare casa per casa
I carabinieri, preparatevi. Se venite a casa mia troverete l'accoglienza che meritate. Quella che mi fa chiedere da una vita, quando leggo di voi la benemerita fedele nei secoli, a chi cazzo siete fedeli? Poiché avete dimostrato di non essere fedeli al popolo che vi paga, ma di essere fedeli al figlio di puttana di turno che si chiama ministro, ma siamo noi a pagarvi e a noi dovete conto e non avete e non avrete giustificazioni. Allora, adesso che farete i verbali a tutta la piazza e vi ci pulirete di nuovo il culo? Gli avvocati sono bravi e non li paghiamo nemmeno. E allora, e non vi tengo oltre, io vorrei che vi stringeste veramente attorno al progetto di Angelo Giorgianni, che ha smesso di essere un progetto ed è diventata una realtà consapevole. Vogliono la guerra? C'è un governo Iversole che vuole una guerra? La faremo. Se questa è una dichiarazione di guerra, noi la faremo. E se è vero, ma non hanno ancora risposto, che Amelfi stanno attrezzando, se è vero, una sorta di legione straniera anti-italiana, avranno dato a noi, in faccia a Dio e in faccia alla storia, il diritto di passare a vie di fatto. E passeremo a vie di fatto. E allora stringetevi attorno ad Angelo Giorgianni, stringetevi attorno a questa squadra fantastica, a partire da Fulvio Testi, a Luca Locci, non posso nominarli tutti, siamo tanti e sono tutti bravi e li conoscete, e non da ultimo ai nostri avvocati coraggiosi, e non c'è un altro termine. E che volete da me? Alessandro Fusillo c'ha una marcia in più perché è pure napoletano come me, quindi siamo bene affidati. Allora, Rosanna ha dimostrato che il tentativo di rendere reato il lavoro è stato sventato. Siamo tutti Rosanna, oggi siamo tutti con gli italiani fermi in Kuwait, perché Di Maio ha subito l'espulsione dei connazionali senza colpo ferire e stazionano in Kuwait e non sa cosa inventarsi per farli tornare. Stringiamoci noi, uniti non ce la faremo, ce la strafaremo, ma dipenderà da voi e solo da voi, perché arriverà quel momento in cui dalla sua Messina a questa città ci saranno 100 città, 1000 paesi, 10.000 periferie, noi che grideremo un solo corale urlo: libertà, 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 libertà. E allora una specificazione, non c'è un progetto di Angelo Giorgianni, c'è un progetto di una squadra che vuole essere coscienza critica di questo paese e che vuole essere coscienza critica rispetto a voi. Non vi preoccupate, non voglio intervenire, ma ho il dovere morale, e oltre che avere il dovere morale, il piacere di portarvi il messaggio di una persona che ieri è stato sottoposto a una delicatissima operazione, giace ancora senza conoscenza in quel letto ed è un artefice di questa lotta che noi stiamo portando contro le bugie di regime. Parlo di una di quelle persone che, disattendendo l'orientamento del Ministero della Sanità, ha fatto le autopsie e ha scoperto insieme ai suoi colleghi che stavano uccidendo le persone. Vi parlo di Pasquale Bacco,
che vorrei ringraziare pubblicamente per quello che ha fatto e chiedere un vostro caloroso abbraccio. Allora, cominciamo con le cattive notizie. Pare che parlerò due volte, una volta adesso e una volta dopo, quindi vi ammorberò a lungo oggi. Questo primo breve intervento, perché poi ci reclamano perché dobbiamo andare a mangiare, anche voi dovete andare a mangiare, parlerò brevemente del tema vaccini. Angelo ha accennato prima al tema. Per illustrarvi quello che stiamo facendo e qual è il discorso, il nostro paese vive ormai da molto tempo, e con particolare riferimento al tema delle vaccinazioni obbligatorie, in una situazione di diffusa illegalità. E non è soltanto una illegalità costituzionale, e questo è quello che noi stiamo facendo, quello che sto facendo io in questo momento, ma è un'illegalità di tipo internazionale e soprattutto europea. Lo stesso vale per il famigerato certificato verde, che è un lasciapassare totalitario del pari di quelli che c'erano nell'Unione Sovietica stalinista o nella Germania nazista, stessa identica cosa. Cosa sta succedendo però? Che l'Italia e i suoi governanti si sono dimenticati del fatto che noi facciamo parte di un'organizzazione internazionale che è l'Unione Europea. Spesso non ci piace l'Unione Europea perché è una burocrazia, perché fa norme assurde sulla circonferenza delle melanzane e perché ci subissa di regole abbastanza assurde, che però a ricordarcele fanno quasi sorridere rispetto a quello che hanno fatto i criminali che sono al governo nell'ultimo anno e mezzo. Bene, qual è la violazione? Ce ne sono due. La prima riguarda il certificato verde. C'è un regolamento del Parlamento e della Commissione e del Consiglio, scusate, che dice chiaramente che il passaporto verde, il certificato verde, non può essere ragione di discriminazione per chi non si è voluto e chi non si è potuto vaccinare. Molti di voi conosceranno la storia davvero grottesca che si è verificata con riferimento a questo regolamento, perché mentre in tutte le lingue dell'Unione Europea c'era scritto che il Green Pass non può essere causa di discriminazione per chi non si è potuto e chi non si è voluto vaccinare, nella versione italiana stranamente questo pezzettino "non si è voluto vaccinare" è sparito. Allora, tanto a me già danno del complottista, quindi continuo a fare il complottista. Io penso che le cose succedano sempre perché c'è un fine, le persone non agiscono a caso, ma agiscono perché hanno un fine, perché hanno un progetto, e quindi penso che questa stranissima dimenticanza sia stata fatta proprio su misura sul nostro paese, che è in prima linea sull'introduzione di questo obbligo di sperimentazione medica. Quindi, prima cosa, il Green Pass, chiunque ve lo chieda, non è obbligatorio, perché c'è una norma europea che supera le norme italiane, che impedisce di rendere il Green Pass obbligatorio. Quindi andate a un matrimonio, vi trovate a dover salire su un aeroplano, su una barca, chiunque sta chiedendovi il Green Pass sta commettendo una violazione della normativa europea che si applica direttamente. Quando vi diranno ma c'è la circolare, ma c'è l'ordinanza del ministro, se fossi Ornella Mariani li esorterei a utilizzarla per fini che non si possono dire in pubblico, circolare o l'ordinanza del ministro. Non vale niente, è carta straccia, veramente carta straccia. Secondo, sui vaccini è ancora più grave, e questo riguarda non solo i vaccini, ma riguarda anche gli altri due punti fondamentali di questa farsa tragicomica che abbiamo vissuto, e cioè mascherine e tamponi. Cosa dice la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea o Carta di Nizza? Dice all'articolo 3 che qualsiasi trattamento in materia di medicina e biologia dipende dal consenso libero e informato della persona interessata.
il che significa che nessuno mi può costringere a farmi ficcare un cotton fioc nel naso, nessuno può costringermi a mettermi una pezza in faccia e soprattutto nessuno può costringermi a farmi vaccinare né con un vaccino qualunque, qualsiasi vaccino è libero, e nemmeno, a maggior ragione, con un trattamento sperimentale. Perché qui andiamo ancora oltre, perché in materia di sperimentazione medica ci sono degli altri regolamenti dell'Unione Europea che chiariscono che la sperimentazione medica deve essere specificata a chi la subisce. Chi va a farsi iniettare questa roba deve sapere che sta partecipando a una sperimentazione medica, deve avere un'assicurazione. Cioè, se succede qualcosa, la casa farmaceutica che sta sperimentando questa roba deve essere assicurata e deve risarcirgli tutti i danni. Può uscire dalla sperimentazione in qualsiasi momento e non è obbligato a farla, perché non si può essere obbligati a fare sperimentazione medica. Gli ultimi che hanno fatto sperimentazione medica obbligatoria in Europa andavano in giro con una fascia qui sul braccio e c'era una svastica su questa su questo braccio, e sono finiti impiccati, perché chi costringe le persone a fare sperimentazione medica commette un crimine contro l'umanità e quindi deve essere processato e condannato. Poi, per carità, noi siamo contro la pena di morte, ma l'ergastolo sì, l'ergastolo sì. E queste norme europee, la Carta dei diritti fondamentali, i regolamenti sulla sperimentazione medica, si applicano anche questi direttamente in Italia. Questo è quello che abbiamo fatto per gli operatori sanitari, cioè abbiamo chiesto di sospendere l'obbligo di vaccinazione, perché il decreto legge che impone la vaccinazione agli operatori sanitari è illegale ed è inapplicabile in Italia, e questo lo deve fare qualunque giudice. Il giudice italiano fa parte di un sistema più ampio dell'Italia, che è quello dell'Unione Europea, e deve disapplicare le norme italiane in contrasto con quelle europee. Ovviamente sì, questa è una domanda interessante. Abbiamo chiesto non solo la sospensione dell'obbligo vaccinale, ma tutti quelli che nel frattempo fossero stati sospesi perché non si erano vaccinati, siccome tutto ciò è accaduto in base a una norma illegale, devono essere reintegrati e devono riprendere gli stipendi fino all'ultimo centesimo, perché non si può impedire alle persone di lavorare perché uno fa il commesso viaggiatore delle case farmaceutiche, perché questo è quello che sta succedendo. Tutti questi squallidi personaggi che compaiono in televisione e ogni 3x2 ci dicono che bisogna andare a stanare i non vaccinati, che chi non è vaccinato dovrà stare in casa, questa è gente che ha un conflitto di interessi grosso come una casa. Il vero problema di questo paese è il conflitto di interessi, e che chi ha posizioni di potere in realtà non lo fa nell'interesse del popolo, ma lo fa nell'interesse suo di bottega e di qualcuno che gli paga lo stipendio, e questo deve finire, deve finire. Quindi non abbiate paura, i tribunali dovranno piegarsi a questo. Io non sono nuovo peraltro a queste esperienze, molti anni fa feci abrogare la legge Prodi, che era un altro scempio, un carrozzone indegno, perché era in contrasto con il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Male che vada andremo alla Corte a Lussemburgo, male che vada andremo alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ma io non avrò pace finché questo schifo, questo scempio non sarà stato abolito. Perché un paese che impone un trattamento sanitario obbligatorio a chi che sia, ai bambini, agli operatori sanitari, alla generalità dei cittadini, non è un paese civile, e io voglio vivere in un paese civile, e quindi noi tutti dobbiamo combattere per questo.
Con questo vi ringrazio e poi tornerò ad ammorbarvi dopo e parleremo soprattutto di Rosanna e del diritto al lavoro. Grazie a tutti. Comunicazione di servizio. Allora ci fermiamo per una pausa pranzo, un'oretta. C'è la conchiglia che ci ospiterà tutti quelli che hanno partecipato alla manifestazione con un menù di 10 euro, mentre più avanti ci sarà il